posizione che ha espresso l'onorevole. Lei ha detto Renzi è un folle serial killer. E lo confermo. Nel senso, cioè... Misuriamo le parole, però. Nel senso, ma nel anche senso, lui avrebbe diritto a una morte dignitosa. Se mi fate parlare. Se mi fate parlare. Nel senso che, a mio avviso, qua in ballo non è la legge elettorale. È l'intenzione di Renzi di andare ad elezioni al 24 di settembre. È scelta che io reputo, appunto, demenziale. Demenziale perché ci abbiamo... tutti una serie di problemi economici davanti, demenziale perché c'è un ottimo governo, il governo Gentiloni, che sta cercando di tirar fuori il paese da una crisi economica assai difficile, demenziale perché non ho mai visto delle elezioni nelle quali si fa una legge elettorale a metà luglio e poi si presentano le liste a metà agosto e si fa una campagna elettorale tra agosto e settembre. Da questo punto di vista e dal punto di vista del merito della legge, la Germania non c'entra niente. La Germania vota il 24 settembre avendo iniziato 4-5 mesi fa la campagna elettorale e il sistema elettorale che viene scelto non ha nulla a che fare con il sistema tedesco. Lì c'è il voto disgiunto, c'è la sfiducia costruttiva, le liste sono bloccate, ma precedentemente i partiti a scrutinio segreto con i loro iscritti votano. Aspetti. E poi, rispetto al 5%, qua c'è una gestione barbarica, perché in Germania chi non raggiunge il 5%, ma in un collegio vince, viene eletto. E se un partito ha... tre persone che vengono elette in un collegio uninominale, questo fa scattare addirittura il voto di lista. Ultimo punto. No, però al di là della tecnicalità, ultimo punto che motiva la pregiudiziale di costituzionalità. Non si è mai visto che i collegi vengono fatti non dal Ministero degli Interni, ma dal Parlamento direttamente, prima con un lavoro dell'Ufficio Studi della Camera, adesso recependo invece il Mattarellum che risale al 1993, dopo che sono stati fatti due censimenti che cambiano completamente lei la ricorda da un punto di vista, quindi, facendo obiezioni tecniche a quindi, tutto, questa, rimane l'impianto generale però, di una politica che crolla, dice di andare ad elezioni immediate, secondo me si stanno facendo dei guasti. Ultimo punto e mi taccio, perché in modo un po' diciamo polemico e scherzoso dico che Renzi è un serial killer, perché sarebbe stato suo interesse averci due partiti, uno sul centro e uno sulla sinistra, con cui potersi alleare anche nella prospettiva di un confronto con Forza Italia. Invece lui, mettendo il punto del 5%, ha preferito Berlusconi a voi. Come dire, porterà a sinistra a fare uno sforzo ad aggregarsi su posizioni nettamente contro di loro. E noi faremo la nostra battaglia per la vita e per la morte, ma se vivremo, tutto faremo, taranne che dire Renzi presidente del Consiglio. Allora, vediamo. Quindi, però, secondo me, lui non solo è un serial killer, ma è un suicida pericoloso anche per se pure stesso. Magari la rivediamo domani, così dice una cosa in più. Parenzo, un momento, andiamo a vedere. Non condivido manco mezza parola di quello che è stato detto. Con l'aiuto di Marzia Amico, poi Biancofiore. Parenzo, è curioso. No, arrivo a lei. Pubblicità che Cicchitto ha usato nei confronti di Berlusconi un anno e mezzo fa. Deve chiarirsi le idee, Cicchitto. È la politica. No, con Berlusconi ci fu un dissenso politico, mia cara. Mia cara. Quando sono in dissenso politico, dico con Berlusconi e litigo anche con lei. Cicchitto, litiga con tutti. Pubblicità, perché altrimenti io litigo con Cairo, che è una cosa che non voglio fare. Pubblicità.